Ma la conoscete la tenebrosa leggenda della Cagnetta Coronata e del Fontanasso della Colonga? Ascoltate. Caterina Cornaro, figlia di una ricchissima famiglia patrizia della Serenissima. Ancora giovanissima venne inviata come sposa del re di Cipro, isola lontana, immersa nel sole e nei profumi orientali e mediterranei. Il re era Giacomo II di Lusignano ed il fastoso matrimonio venne celebrato nell'anno 1472. Nel 1510 venne costretta, proprio dalla Serenissima, ad abbandonare il suo regno cipriota ed esiliata nella città pedemontana di Asolo, borgo antico ed incantevole. Lì, nel suo castello dorato, ella si dichiara pur sempre regina di Cipro, Gerusalemme ed Armenia e mantiene la sua personalità forte e coraggiosa, con l'orgoglio e la superbia che proviene dal suo rango di una così ricca famiglia. Cocchiere, attacca la carrozza ai miei cavalli neri prediletti. Oggi mi condurrai fino a Mestre e da lì, la più elegante delle gondole, mi condurrà alla mia villa di Murano. Vossignoria, la tengo avvisata che il tempo può volgere in pioggia o peggio, in tempesta. Sole, pioggia, venti, nebbie e tempeste, nulla può intimorire una regina. Mentre Caterina ordina al suo cocchiere di partire, nel cielo nubi gonfie e nere si addensano. La regina di Asolo e del mondo conosciuto attraversa il borgo asolano e scende verso il piano che si stende a perdita d'occhio sino all'amata Venezia e alla sua laguna che brilla ancora sotto il sole del primo mattino. Giunta ai piedi del colle asolano, eccola che si rivolge nuovamente al cocchiere. Cocchiere, voglio rivedere il mio luogo di delizie, nella campagna del Tivole, nel barco che io ho fatto costruire per le cacce, e gli incontri con poeti e pittori, da Pietro Bembo al giovane Giorgione che qui dipinse. Il viaggio si allunga, Vossignoria. Giungeremo alla laguna e infine a Murano, anche col buio. Nulla temo, briganti, accattoni e neppure le anguane. La carrozza si dirige verso il barco, per sentieri e stradicciuole di campagna, e giunta la prima tappa da lei richiesta, Caterina scende e passeggia lungo tutta la stupenda facciata affrescata. Entra nel portico colonnato e poi nella chiesa. Alla fine, soddisfatta, ordina al suo cocchiere. Vai cocchiere, prendi la strada per Castelfranco, voglio rendere visita ai miei fedeli Costanzo e al capolavoro di Giorgione. Così il loro viaggio prosegue, verso Castelfranco, lungo stradine che costeggiano rive della Brentella, e dalla finestrella del suo cocchio reale, Caterina non può fare a meno di ammirare la maestria di ingegneri e capimastri nell'innalzare le mura tanto maestose ed imponenti. Entrano sotto la torre con in faccia al leone di San Marco e l'orologio, e si fermano dinanzi al Duomo di San Liberale per ammirare il capolavoro del Giorgione, la pala che dipinse in memoria del ventenne Matteo, figlio di Tuzio Costanzo. Uscita dalla chiesa, la regina commossa si dirige a piedi verso la casa di Tuzio, suo fidato uomo d'armi, e la moglie Isabella Vernina di Maiorca, ed ammira entusiasta l'elegante trifora della facciata che tanto gli ricorda il gotico dei palazzi della sua Venezia. Terminata la visita ai suoi fedeli amici, Caterina li sale in carrozza e si dirige verso Cava Sagra, dove i Corner hanno una maestosa villa. Intanto le nubi si addensano in cielo annunciando pioggia. La villa si affaccia sul suggestivo filare di pioppi che si estende verso sud, dove scorgono le risorgive del Sile. La carrozza sosta sui pilastri della villa e in quel momento un mendicante si avvicina. Fidi illustrissima, la sera si avvicina, per carità di Dio, io di tutti i santi, mi daresti un riparo dal freddo, un semplice pasto, vi prego. Vattene, questo è un posto per signori patrizi, non è posto per uno straccione come te. Stai parlando con la regina e non dovresti neppure permetterti di accostarti alla mia carrozza per mendicare l'elemosina. Ti ripeto, vattene. Maledico per aver bestemmiato Dio. Tutti i santi, nel momento in cui tu mi hai cacciato, tu sappi che molto presto la pagherai cara per la tua crudeltà e per le tue azioni. La carrozza riparte in fretta mentre le nubi sempre più nere si addensano in cielo. Un forte vento si alza e piega gli alberi e le praterie delle paludi e si fa sempre più scuro.
La carrozza avanza su uno stretto sentiero sino a quando i cavalli si arrestano d'un tratto. Il cocchiere vede avanzare un prete che porta la comunione ad un uomo in fin di vita e tiene in mano la piside con le ostie consacrate ricoperte da un telo ricamato d'oro. Il prete è affiancato da due chierichetti che tengono in mano due candele accese. L'improvviso arresto della carrozza sveglia di soprassalto Caterina e, contrariata dalla sosta non richiesta, si affaccia alla finestrella e vede i tre malcapitati. Data la ristrettezza della stradina, possono passare solo o la carrozza o il prete con i chierichetti. Caterina, adirata oltre ogni misura, vantando chissà quali diritti di precedenza, si sporge dalla carrozza decisa a prevalere con ogni metodo nello stesso momento in cui il prete le si avvicina e le rivolge deciso. Ad largo, signore del cielo! In mezzo agli alberi e ai prati, con il cielo sempre più plumbeo, il prete non avanza di un passo. Forse non riconosce chi sia Caterina, e d'altronde, forse, solo ne aveva sentito parlare e raccontare del suo carattere presuntuoso e insofferente ad ogni ostacolo. Forse è intimorito dall'ira di Caterina e comunque ripete l'affermazione con maggiore forza. Largo il Signore del Cielo! È tale a questo punto la rabbia di Caterina che vive quell'ordine come un insopportabile sopruso. Si sporge ancora di più dalla carrozza, schiaffeggia il prete e fa cadere a terra la piside con le ostie e risponde con veemenza. Non sia mai, se lui è Signore del Cielo, io sono Signora di Asolo, Gerusalemme, Armenia e del mondo conosciuto. Nell'istante stesso in cui la regina finisce di pronunciare quella frase, si scatenano fulmini e tuoni che fanno tremare la terra tutto intorno. Il vento ulula e fischia paurosamente tra gli alberi e l'imbrunire si trasforma in tenebra, quasi impenetrabile. A questo punto il temporale annunciato dalle nubi nere e dal vento si scatena con ogni forza. Improvvisamente la scena è illuminata da un lampo accecante. Succede tutto in un attimo. Un fragore inaudito, una nebbia maligna e fumi infernali salgono dalla terra. Prete e chierichetti assistono atterriti al cocchiere che, terrorizzato, salta dalla carrozza appena in tempo e si mette in salvo, mentre questa viene inghiottita trascinando con sé Caterina e i cavalli, senza un grido, un itritto, un cigollio di ruote nelle profondità del fontanasso dell'acqua lunga. Non si scorge più nulla al di sotto dei corchi sorgivi, l'acqua limpida si richiude per sempre. Un silenzio spettrale avvolge la scena. Il cocchiere si avvicina timoroso al fontanasso, attratto da un movimento e un latrato prodotti da una cagnetta che riemerge dal fango con al collo una collana di perle, la stessa collana che fino a qualche istante prima indossava Caterina Cornaro. Il cocchiere rabbrividisce dinanzi al terrificante sortileggio toccato alla sua padrona, trasformata per sempre in una cagnetta, condannata a guaire e latrare nelle notti più buie e tempestose di quel luogo lugubre, avvolto da malefici, popolato da creature, le anguane. Il prete e i chierichetti rabbrividiscono e pregano, ma oramai con lei che era stata la regina, è ora condannata a vagare nella palude ogni notte per sempre. E da quella notte, chiunque passava da quelle parti, con terrore trasoltare la cagnetta cornara che baia si spera nel buio profondo. Quali elementi di patrimonio culturale e territoriale veneto ci fa conoscere questa leggenda? Questi elementi del patrimonio in questa leggenda sono decisamente molteplici. Pensiamo per esempio ai centri storici di Asolo, cioè la cittadina di cui Caterina è stata designata regina, Castelfranco, che è la cittadina dove hanno vissuto personaggi della sua cerchia, della sua corte quando era regina di Cipro, cioè di Costanzo, che sono i committenti della Pala di Giorgione, tutto il mondo delle ville, quindi la villa Corner di Cavasagra, è una villa anomala che però è un'invenzione propria appunto di Caterina Cornaro, cioè il grande barco di Altivole. Poi il paesaggio della campagna in età veneziana, quindi tra 400 e 500, e tutta l'area naturalistica delle sorgenti del Sile, che è un luogo dove nascono, oltre il Sile, anche altri fiumi come lo Zero, il Dese, il Marzenego e il Draganziolo. Quale messaggio possiamo
trarre da questa leggenda 500 anni fa? Il messaggio di questa leggenda è molto chiaro ed è il prepotere del potere, cioè l'esercizio del potere che Caterina Cornaro in persona, quando si ferma e pretende di vantare, di essere sostanzialmente la regina del mondo creato, quando in realtà ovviamente per i credenti e quindi anche per lei, che era una credente, il re del mondo e il re dell'universo è ovviamente era Dio. Che simboli sono rappresentati in questa leggenda? Ce ne sono più di uno, sicuramente la carrozza e gli stemmi di Caterina, che sono gli emblemi del suo rango regale, che li accompagna praticamente sempre per tutta la sua vita e quindi anche in questo viaggio che poi ha, ovviamente come nella leggenda, un esito molto particolare. Poi le anguane, queste figure mitologiche che ritroviamo sempre negli ambienti di fiume, anch'esse appunto confinate nella leggenda. E poi lo stesso luogo dove la leggenda trova il suo sviluppo, il suo luogo di realizzazione, che è questo luogo magico, molto simbolico, dove l'acqua nasce, quindi c'è un rapporto tra questa sensazione, questa esperienza di vita che è l'acqua che risorge, nello stesso momento però anche ovviamente un momento di fine, nel caso specifico della fine della storia della vita di Caterina. Quanto è vera questa leggenda? Come tutte le leggende hanno una base di verità, di fondamento storico. Quindi Caterina, regina di Cipro, poi regina di Asolo, è esistita. Il suo legame con Asolo, il suo legame con il Costanzo a Castelfranco, il fatto che lei si dirigesse verso Venezia, dove ovviamente la sua famiglia aveva un palazzo a San Cassiano, e poi la sua villa di Murano, sono fatti storicamente accertati. Le leggende, altrimenti non sarebbero leggende, sarebbero storie, sono il punto di incontro tra il verosimile, cioè il vero e l'inverosimile, quindi la dimensione leggendaria di eventi e di situazioni che, pur avendo un fondamento di carattere storico, poi si librano nell'aria in situazioni particolarmente, ovviamente, chiaramente, inverosimili.